Alleluia. Amen. Pronti per la parola? Davvero pronti? Oh, adesso sì. Adesso sì. Bene. Questa sera, all'interno di questo insegnamento, verso la fine faremo un piccolo quiz. Senza premio. Il premio l'abbiamo già in lui. Amen. E ho sentito nel cuore di cominciare dal capitolo 18 del Vangelo di Luca, verso 18, in cui Gesù fa una domanda. E la domanda è questa: quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Attenzione, la domanda che Gesù fa non è se troverà l'amore, non è se troverà la speranza. Ciò che è l'oggetto del pensiero di Gesù è la fede. Amen? La fede è una calamita per Dio. E capire che cosa è la fede, così come che cosa è il dubbio, è molto importante, perché ci libera da quell'ansia di credere che la nostra fede spesso sia insufficiente, che abbiamo bisogno che qualcuno che ha più fede preghi per noi. In realtà Gesù ha parlato di grande fede parlando di piccolo seme. È vero? Amen. Lui ha detto: se la fede è piccola come un piccolo granellino di senape, può muovere le montagne. Ma che cosa è la fede? Ora, noi sappiamo certamente, capitolo 11 verso 1 della lettera agli Ebrei ci dice che la fede è l'ipostasi, cioè l'appoggio su cui si fondano le cose che si sperano. Ci ho già predicato ultimamente su questo, quindi non voglio riprenderlo. Ma la parola insegna molto. La parola fede nel Nuovo Testamento, nel greco, è pistis, che viene da un verbo che è il verbo peito. Il verbo peito vuol dire semplicemente essere predisposti verso qualcuno. La fede si può definire così, guarda, in maniera molto semplice: la fede è una buona opinione su Dio. Amen? Sai, non tutti i credenti hanno buone opinioni su Dio. Magari vengono mascherate dalla religiosità, ma se vai a scavare, spesso i credenti, alcuni credenti, vedono un Dio tremendo, vedono un Dio punitivo, a volte vedono un Dio feroce. Ricorda, Paolo nel capitolo 3 della seconda lettera ai Corinzi dice che lo Spirito Santo ci trasforma nell'immagine del Dio che adoriamo. E noi tutti, dice, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella stessa immagine, secondo l'azione dello Spirito che è il Signore. L'uomo prende l'immagine di ciò che adora. Se tu adori un Dio duro, il tuo cuore diventerà duro. Se tu adori un Dio di grazia, diventerai sempre più una persona dolce, una persona di grazia. Amen. Pensate che nel libro del Deuteronomio è scritto che un giorno il popolo di Israele si lamentò del fatto che il Signore li aveva portati fuori dall'Egitto, dicendo: Dio ci odia e ci ha portati in questo deserto per distruggerci. Questo è un esempio di una cattiva opinione di Dio. La fede è semplicemente avere una buona opinione di Dio. Amen? Dopo vedremo qual è il frutto. Ti spiego un principio. Ok? Segnatelo quando vai a casa e vai a penna, questo segnalo. Il dubbio giustifica il diavolo e fa Dio bugiardo. La fede giustifica Dio e fa il diavolo bugiardo. Amen? Ogni volta che io scelgo di credere che il Signore è per me, come ci diceva Stefano, io li giustifico, non perché Dio ha bisogno di essere giustificato, ma tolgo dal Signore delle imputazioni che non gli appartengono. Amen. Dio non manda la malattia per correggere i suoi figli. Amen. Amen. Dio non manda tribolazioni e prove per metterci alla prova. Sai perché? Perché un Dio eterno e onnisciente sa benissimo quale sarà la tua reazione davanti a una prova. Amen. Infatti, in Luca 22, poco prima della prova di Pietro, che non ha mandato Dio, ma Gesù dice: Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, non Dio. Quindi quando accade qualcosa, ehi, la prima cosa che devi fare, giustifica il Signore. Sto parlando a qualcuno, forse anche là.
giustifica il Signore, perché il Signore non ti manda nessuna prova. Tant'è vero che Gesù dice a Pietro: ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché quando sarai ritornato da me tu fortificherai i tuoi fratelli. Tradotto vuol dire: nella prova cadrai e te ne andrai lontano da me. E il Signore non ha bisogno di provarti per sapere, o provarmi per sapere, che spesso nella prova noi veniamo meno. Ma gloria a Dio, per bocca di Paolo noi sappiamo che se anche noi veniamo meno, lui rimane fedele a noi. Ah, e questa è una buona notizia. Quindi la prova non viene dal Signore. Dio non ha bisogno di provarti per guarire le malattie. Vuoi vedere qual è la posizione di Dio verso la malattia? Guarda suo figlio, ha trovato i malati e li ha guariti. Anzi, la Bibbia dice che li guarì tutti. E il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli ci dice la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, ed egli è andato dappertutto, attenti, facendo del bene, non mandando prove, e liberando e guarendo tutti coloro, ascoltate qui, che erano sotto il potere del diavolo. Quindi la malattia dov'è? Sotto il potere del diavolo. E ciò che è sotto il potere del diavolo non può essere sotto la volontà di Dio. Amen. Questo è una posizione di fede. Da cosa viene la fede? La fede viene dall'udire, non dal leggere. Hai mai pensato? Non sto dicendo che non devi meditare la parola di Dio, devi farlo. È importante passare ogni giorno un tempo a meditare la parola di Dio, ma non sostituirà la predicazione del Vangelo, perché la fede viene dall'udire. In questo momento il Signore sta impartendo fede alla tua vita. Amen. Perché la fede viene dall'udire, Roma 10:17. E la fede, ripeto, è una buona opinione su Dio. Quindi in una circostanza io posso prendere una posizione, e attento qui, entrambe le posizioni costano la stessa fatica. Credere non costa più fatica che dubitare. Ti dirò di più: dubitare costa più fatica. Sai perché? Perché in più avrai ansia, perché in più avrai paura, perché in più avrai tormento. Se invece scegli di credere, in più avrai pace. Quindi hai tutto da guadagnarci. Ma ogni volta che accade qualcosa, ascolta, c'è qualcuno che viene nella mente, perché le fortezze, il lavoro del diavolo oggi è nella mente, a dire: hai visto cosa Dio ha permesso? In quel momento quello che io posso fare è, ascolta, giustificare Dio e dichiarare il diavolo bugiardo. Amen. Ora state attenti. Avere, volete vedere un esempio di cosa produce avere una buona opinione di Dio? Oh, io ho letto questa parabola per 26 anni e non l'ho mai vista. Tu puoi leggere un passo della Bibbia 250 volte e la 250esima ti fa vedere qualcosa di nuovo. Amen. Perché la parola di Dio è viva, quanti lo credo? Nella parabola del figlio prodigo, quando il figlio minore si trova nel castro dei maiali, è scritto così, verso 17, Luca 15: egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliele dava. E non è il massimo, vero, trovarsi in una situazione del genere, addirittura pregare per il cibo dei maiali e nessuno te lo dà. Ma guardate cosa accade. Allora, rientrato in sé, disse: ogni volta che ti fermi e rientri in te, puoi prendere una posizione di fede. Il diavolo vuole che noi usciamo da noi stessi, anche noi diciamo quella persona è fuori di sé, è vero o no? Quando sei nella paura, quando sei nel dubbio, sei fuori di te. Lo diceva Agostino di Ippona: io ero fuori di me fin quando tu hai aperto i miei occhi. Bellissimo, amo quel libro. Allora rientrato in sé disse: state attenti, bellissimo, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Attenzione, l'accento non è sul fatto che lui stava morendo di fame, l'accento è sul fatto che nella casa di suo padre mangiano tutti. Sai cos'è questa? Una buona opinione su Dio. Amen. E vuoi vedere l'effetto nella sua vita? Mi alzerò e andrò da mio padre. Wow. Ogni volta che tu cambi la mente, ecco il ravvedimento cos'è. Non è quello che è stato insegnato, Signore, che devi piangere in terra finché la bava non copre le mattonelle. Metanoein non vuol dire pentirsi. Credo di averlo ripetuto non so quante migliaia di volte,
No, noi dobbiamo ravvederci. Amen. Noi dobbiamo ravvederci, che letteralmente vuol dire dobbiamo cambiare modo di pensare. Lui se n'è andato credendo di trovare qualcosa di meglio. Vero o no? Cosa lo ha allontanato da Dio? Una cattiva opinione di suo padre. Wow! Quando ha assaggiato la realtà, non la verità, ha detto: i servi, ehi, non i figli, voglio farti vedere qui. Ascolta, questo è potente. Questo è potente. Nella casa di un re, i figli mangiano in abbondanza, gli scarti li mangiano i servi. I servi a quel tempo non erano i servi di oggi, col coso bianco qui, vestiti con giacchino. No, no, i servi erano quasi schiavi. Mangiavano poco più di quello che mangiavano gli animali. In casa di questo re, i servi hanno pane in abbondanza. I servi. Sai, ci sono molte persone che non vivono da figli, vivono ancora da servi del Signore. Ma il Signore gli dice lo stesso. Pensa quanto è buono Dio. Wow. E lui dice: ma se i servi, che sono l'ultimo gradino, hanno pane in abbondanza, quanto più posso avere io? E allora cosa farò? Tornerò da mio padre. Quando ritorni al Signore, quando inizi ad avere una buona opinione di Dio, e sai cosa te la porta una buona opinione di Dio? La grazia. Amen. La religione stende sempre veli di ombra su Dio, ti fa sempre vedere Dio pericoloso. Chissà cosa ti chiederà il Signore. Risposta? Niente. Lui non è venuto per chiedere, lui è venuto per dare. Amen. Tu credi che davvero il creatore del cielo e della terra, delle miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di galassie, ha bisogno di qualcosa di mio? No. Abbia bisogno di qualcosa di mio. Credi davvero questo? Pensa a questo. La luce viaggia a 300.000 km al secondo. Wow, se andassi a quella velocità farei tutta l'Italia così. 300, pensa un attimo, 300.000 chilometri, non c'è un posto sulla Terra, vero o no? In un secondo. Conosciamo galassie, fai un attimo il calcolo, che sono lontane 3 milioni di miliardi di anni luce, cioè di anni alla velocità della luce. Ecco, il Dio che ha creato questo viene a rompere le scatole con me, a chiedermi qualcosa, a provare me. Ma quanto è grande il tuo Dio? Il Dio in cui credi sta in una scatoletta, o è il Dio che la Bibbia dice nemmeno l'universo riesce a contenerlo? Questo Dio possiede tutto. È re dei re, è re del cielo, è re della terra. Nel libro di Agea è scritto: l'oro e l'argento sono miei. Lui non ha mandato suo figlio per chiedere, lui ha mandato suo figlio per dare. Il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiate vita e l'abbiate in abbondanza. E quando hai questa opinione di Dio, tornerai sempre a lui. Qualcuno gridi alleluia. Allora mi alzerò e andrò da mio padre. La fede, una buona opinione su Dio ti porta sempre a lui. Sempre. Se senti che stai voltando le spalle al Signore, c'è solo un motivo: il diavolo è riuscito a mettere un seme di cattiva opinione verso il Signore. Amen. Guarda cosa dice Davide in un salmo bellissimo, che è il salmo 36, verso 5 e 8. O Signore, la tua benevolenza, traduzione pessima, la parola in ebraico è chesed, e chesed vuol dire grazia. La tua grazia giunge fino al cielo. Dove arriva la grazia di Dio? Fino al cielo. Fino al cielo. Domanda: quanto è alto il cielo? Infinito. Che non è che quando vedi azzurro, perché lì c'è una tenda e finisce lì. Quanto è alto il cielo? 9 milioni di miliardi probabilmente. Ecco, la grazia di Dio arriva fin là. E poi vengono a dire lì per grazia. E come lo vuoi chiamare? Se Davide dice che la grazia di Dio arriva fino al cielo, non c'è una misura. È vero o no? E la tua fedeltà, non la mia, fino alle nuvole. La tua giustizia. E se parli di grazia, devi parlare di giustizia, perché la grazia di Dio è che tu sei giusta per il sangue di Gesù. La tua giustizia si innalza, ascolta,
come le montagne più alte. Non c'è una cosa più grande della giustizia di Dio nella mia vita, ma quando mi ha fatto giusto il sangue di Gesù, come le montagne più alte, è l'Everest della giustizia, Gesù Cristo. Alleluia. I tuoi giudizi, che vuol dire i tuoi pensieri, non sono le condanne, sono i tuoi pensieri, sono profondi come il grande oceano. Oh Signore, tu soccorri uomini e bestie. Wow. Gesù ha detto, ma se il Signore veste così i cigli dei campi, che oggi ci sono e domani sono gettati nel fuoco, ma se il Signore nutre gli uccelli del cielo che non seminano, non mietono, non lavorano, quanto più voi, attenti qui, oh, uomini di poca fede, sai? Sembra che il Signore rimproveri i suoi. Sai cosa voleva dire Gesù? Che anche se avete una poca fede, quella basta perché il Signore vi nutre in abbondanza. Amen. L'aveva letta così? Se avesse detto uomini di grande fede, qualcuno potrebbe dire, ma io non ho la fede come loro e quindi per me non è la provvigione di Dio. No! So che qualcuno sarà stato, questa te la devi scrivere nella Bibbia, allora ascolta, cioè, hai una penna lì, ce l'hai. Tu devi prendere una penna, aprire la Bibbia, alla prima pagina dove c'è scritto nuova dell'atto e nuova riveduta, e scrivere questo. Quando Gesù ha detto, quanto più il Padre vostro nutrirà voi uomini di poca fede, non è un rimprovero. Vuol dire che quella poca che avete è sufficiente perché il Padre vi nutre in abbondanza. Lo vedi che quando leggi la scrittura, nello spirito con cui è stata ispirata, ti dà gioia, è vero o no? Se la leggi nella lettera sembra un rimprovero, è vero o no? Sì. Altrimenti ci avrebbe dato la Bibbia e non lo Spirito Santo. Ricorda, due sono le mani con cui il Signore lavora nella tua vita, lo Spirito e la Parola. Se hai solo lo spirito sarai un mistico, voli lassù e non sai dove andrai a finire. Se hai solo la parola sei un legalista, sei arido, ma se li metti insieme, amen, hai amen. Gesù, amen. Verità, parola e grazia scritta. Sto predicando forte stasera. Oddio, com'è preziosa la tua benevolenza. E indovinate qui ancora la parola cos'è? Chesed. E quella parola Chesed inizia con che, quinta lettera, la grazia. Come è preziosa la tua grazia. Quella è l'ultima volta che in preghiera ha detto, Signore, quanto è preziosa la tua grazia. Alta, più dei cieli. La tua giustizia più alta delle più alte montagne. Perciò i figli degli uomini, attenti, cercano rifugio all'ombra delle tue ali. Quando i figli degli uomini si rifugiano sotto le sue ali? Quando realizzano che è preziosa la grazia di Dio. Lo vedi? È sempre la grazia, una buona opinione su Dio che ti porta da Lui. Una buona opinione sul Padre ha portato il figlio di nuovo a casa. Una buona opinione, un Dio di grazia, porta gli uomini a rifugiarsi sotto le sue ali. Wow, pensa il danno che si fa quando si predica la legge. Il modo migliore, e il Satana è contentissimo, perché il modo migliore di gettare un'ombra su Dio è allontanare i figli di Dio da Lui. Amen. Sai, la grazia non è, hey bro, love and peace, è tutto rosa, ah, il peccato non esiste, Jesus loves you. No, no, no. La grazia non è questo. La grazia è sangue. Amen. La grazia è Getsemani. La grazia è la croce. La grazia è un casco di spine. La grazia è l'innocente schiacciato sotto i nostri peccati, da cui è scaturita l'unzione. La grazia è Cristo che ha sofferto perché noi prendessimo il suo posto. Questa è la grazia. Si saziano all'abbondanza della tua casa. Cosa ha detto il figlio prodigo? Nella casa di mio padre anche i servi mangiano. Mamma mia, come gli italiani. Si saziano dall'abbondanza della tua casa e tu li dissedi al torrente delle tue delizie. Wow, che meraviglia. Questa è una buona opinione su Dio. Eppure
spesso noi ci troviamo in situazioni che sono difficili, ci troviamo spesso in situazioni dove non riusciamo a vedere la strada. Ti è mai capitato di essere in una situazione dove vedere la strada? Ci sono dei momenti in cui camminare con il Signore è semplice, ci sono dei momenti in cui non vedi direzione, vero o no? Una volta Abramo mandò il servo della sua casa, il capitolo 24 di Genesi è il capitolo più lungo di tutto il libro della Genesi. Sono 50 capitoli, ma il capitolo più lungo è il 24, dove Abramo manda Isacco a cercare, il servo a cercare una sposa per Isacco, per il figlio. Guarda a un certo punto la preghiera che fa questo servo. Questo servo ha un indirizzo preciso, che è quello di non cercare una donna per Isacco fuori dal parentado. Non vale per noi oggi. No, perché ci sono chiese che prendono la lettera, prendono questo e te la applicano, il che vuol dire: se tu non sposi una persona della tua comunità, del parentado, sei fuori dalla grazia di Dio. E io cosa devo fare? Devi stare fuori da quella chiesa, perché non è una chiesa. Si chiama in un altro modo, si chiama setta. Amen. Ma noi prendiamo la lettera. Giuseppe, certo che se tu hai una persona credente sarà più facile camminare con Dio, forse. Amen. Forse. Ma sicuramente è un aiuto, sicuramente è un vantaggio. Non sto dicendo che non lo devi fare, sto dicendo che chi ti dice tu devi prendere per forza una persona di questa chiesa e peggio dei testimoni di Geova, che non sono cristiani. La mia non è un'offesa, ma chi non riconosce Gesù come Dio fatto uomo non è cristiano. Non ci siamo fermi. A un certo punto questo servo non ha direzione, non sa dove andare, non sa dove trovarla sta ragazza. Volete vedere la preghiera che fa? A volte mi dicono: pastore, ma come devo pregare in una situazione dove non c'è direzione? Stasera lo scoprirai. Guarda la preghiera di questo servo. O Signore, Dio del mio Signore Abramo, ti prego, fammi fare oggi un felice incontro. Ripeti queste due parole con me, felice incontro. Felice incontro. La parola ebraica è kara. Sapete cosa vuol dire kara? Un appuntamento divino. Signore, fammi fare un appuntamento divino. Quando mai noi facciamo preghiere così? Noi spesso non preghiamo così. Signore, è il fiume di parole. No, guarda la preghiera di questo servo. Fammi fare oggi un kara. In greco si dice kairos. Wow. La traduzione reale di kairos non la posso dire, se no mi lapida. Si dice colpo di fortuna. Questa sarebbe la parola kairos, ma nel cristianesimo è un colpo di grazia. Amen. Che non ti fa fuori, ma ti manda avanti. Kairos è l'appuntamento divino al millimetro, al secondo, con l'occasione della tua vita. Questa è la preghiera del servo. Signore, fammi fare un kara, un appuntamento divino. Usa bontà. E questa parola, la Bibbia italiana è tradotta con i piedi. Ma davvero tradotta con i piedi, perché la parola bontà in ebraico è chesed, usa grazia. Ora ascolta un po', la preghiera è: fammi fare un appuntamento divino. Una parola dopo c'è cosa ti fa fare l'appuntamento divino: la grazia di Dio. Ed ecco perché Salomone in Ecclesiaste 9:11 dice: per avere successo nella vita non serve essere più forti, correre più veloce, essere più agili, tutto dipende dal tempo e delle circostanze. Questa è la preghiera di questo servo. Fammi essere nel posto giusto al momento, molti anni prima di Pippo Baudo. Verso Abramo, mio Signore. Sai cosa accade subito dopo questa preghiera? Che la futura sposa, Rebecca, va ad attingere l'acqua. Si è sforzato? No, ha fatto una preghiera di grazia. Fammi fare un appuntamento divino. Wow! Come si fanno gli appuntamenti divini? Quanti vogliono saperlo come si fa a fare un appuntamento divino? Perché la prima domanda che viene a noi è: come si fa? Vedi, il regno di Dio non è questione di fare. Amen. Amen. Anzi, esattamente il contrario.
Come si fa? E non si fa. Vi ricordate il giovane ricco che in Luca 18, mi pare sia, va da Gesù e dice: che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Senti la domanda. Poi dice: perché Gesù ha detto ai suoi di mangiare pesce? Perché c'è fosco. Cosa hanno bisogno i cristiani? Fosso. Pesci. La domanda è questa: che cosa devo fare per ereditare? Quando mai qualcuno eredita per ciò che fa? Si eredita per ciò che ha fatto papà. Per quanto lui ha scopato per una vita e ha messo da parte qualcosa, quando lui lascia questo mondo, viene a te. È così o no? Che cosa hai fatto tu? Nulla, lui ha fatto. Se noi siamo eredi, la questione non è quello che noi facciamo, è ciò che Gesù ha fatto al Calvario. Quello ci rende eredi. Quindi la domanda che cosa devo fare per ereditare è sbagliata. Ma quando tu vai al Signore con una domanda sbagliata, il Signore tratta con la tua domanda. Sai perché? Perché il Signore è grazioso. Gesù non l'ha umiliato dicendo: tu non hai capito niente proprio della grazia di Dio. Gesù è andato al suo livello e gli ha detto: ah, vuoi fare? Devi seguire tutti i comandamenti, 613. Ma io li ho seguiti tutti fin dalla mia giovinezza. Cioè io sono sul piano della legge, e allora per la legge non sei mai perfetto, e allora devi dare tutto quello che hai e darla ai poveri. E se avesse continuato, Gesù gli avrebbe detto: e ora dai anche il tuo corpo per essere bruciato, come dirà Paolo in 1 Corinzi 13. Amen? Domanda sbagliata. Che cosa devi fare per ereditare? Niente. Che cosa devi fare per avere un appuntamento divino? Niente. Anzi, più fai e più rovini. E alcuni però non capiscono questo e mi dicono: ma allora io in metà sede non faccio più niente. No, ma te lo spiego stasera. Oggi una sorella di Milano mi ha detto: ma io non l'ho capito, sono qui per spiegarmi, sorella. Amen. Guarda cosa dice Efesini capitolo 2, 5, 6. Anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha Dio vivificati con Cristo, è per grazia che siete stati salvati. Ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere. Ripetilo con me. Oh, nemmeno questo facciamo noi. Non dice che ci siamo seduti, dice che ci ha fatto sedere Lui. Che fatica seguire il Signore, non stai seguendo il Signore. Forse stai seguendo una dottrina, quello che ti hanno insegnato, ma non Gesù. Perché se segui Gesù, il giogo è dolce, il carico è leggero. Matteo 11, però. Ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Ascoltami, la lettera agli Efesini, la prima cosa che ci dice è: siediti. Siediti vuol dire riposa. Ora io voglio spiegare questo con calma stasera, perché ho quasi finito. Essere nel riposo non vuol dire non fare niente. Amen. Ieri sera io ero a Modena, stasera sono qui, figurati se non faccio niente, stamattina alla scuola. Ma non è quello, è dentro. Quando io monto in macchina, se non partissi nel riposo, io sarei a terra adesso. Che cosa vuol dire sedere? Che noi siamo stati fatti sedere. Che cosa è riposare? Questa è la risposta. Ebrei 10:12. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, ripetilo con me, vuol dire che non ha scadenza, che la salvezza non scade come il tampone, non scade, ha offerto un unico sacrificio e per sempre si è seduto alla destra di cosa parla? Prima cosa ha fatto prima di sedere? Ha offerto il suo? Cos'è essere seduti? Semplicemente questo. Io credo che il tuo sacrificio perfetto è il punto di partenza della mia vita. Non ho bisogno di ottenere niente, non ho bisogno di guadagnarmi niente, non ho bisogno di dimostrare niente. Io parto dal riposo. Il tuo sacrificio ha perdonato tutti i miei peccati. Il tuo sacrificio mi ha messo in una posizione di giustizia davanti al Padre. Il tuo sacrificio ha attirato il favore di Dio. Amen. E Dio mi ha preso come figlio nella sua casa. Mi posso rilassare. Da qui inizio a camminare. Amen. Attenti, guardate che tremendo che è qui. Dopo tre capitoli, nella lettera agli Efesini, guardiamo questo passo prima. Guardate che meraviglia. Il Salmo 110:1 dice: il Signore ha detto il mio Signore, il Padre Gesù.
siede alla mia destra. Cosa ha fatto Gesù? Si è seduto. Finché io, il Padre, abbia fatto dei tuoi nemici lo scavello dei tuoi piedi. Se tu sei in Cristo, quando tu ti siedi, Dio mette i tuoi nemici come scavello dei tuoi piedi. Amen. Questo è il combattimento spirituale. Invece sai molti cosa fanno? Iniziano Star Wars Christian. Spada laser. Contro i dragoni verdi e rossi di Yahramashia. E poi io prendo autorità e salgo sul monte dove hanno fatto un rito satanico e leggo tutti i principati di questa città. Quando mai gli apostoli hanno fatto così? Vuoi vedere tutti i nemici della tua vita diventare lo sgabello dei tuoi piedi? Sai cosa vuol dire? Che tutto quello che era venuto per distruggerti diventerà qualcosa che ti farà andare ancora più in avanti. Alleluia. Cosa devi fare? Siedi alla mia destra. Cos'è la destra? La giustizia di Dio. Amen. Entra nella caverna di Adullam, prendi la tua posizione di riposo, riposa in me, fai diventare il mio sacrificio il punto di partenza e tu vedrai che non tu, io, mentre tu riposi in me, metterò tutti i tuoi nemici a scavello di tutti. Alleluia. Wow. Il segreto non è fare, il segreto è riposare dentro, fuori affaticati, ma dentro. I problemi non sono mai esterni, i problemi stanno dentro. Come si fa a riposare? Signore, il tuo sacrificio è perfetto per la mia vita. Io sono in una posizione di favore e tutto coopera per il bene di quelli che ti amano. E io ti amo, Signore. Per come posso, ma io ti amo. Riposo in te perché Gesù ha finito il lavoro. Amen. Amen. Dopo il lavoro si va in ferie. Io voglio vivere una vita di ferie con te. Lavorare in questo mondo, ma nel mio spirito io sono in ferie. Wow, dichiaro, scrivilo stasera su Facebook. Fuori vado a lavoro la mattina, ma nel mio spirito sono in ferie. Finché io abbia fatto chi? Dio, non tu. Amen. Yes. E sai cosa fa il diavolo? Viene per cercare di toglierti da quel riposo. E allora tu cosa devi fare? Devi andare su YouTube, cercare la mia predica, ascoltarla e il Signore ti darà. Ok. Efesini 2 dice: vi ha fatti sedere, è vero o no? Voglio farvi notare una cosa: nel mondo fisico prima si cammina, poi ci si riposa. Nel regno di Dio prima ci si riposa e poi si cammina. Amen. Ecco il segreto di Isaia capitolo 40: quelli che sperano nel Signore riacquistano nuove forze. All'incontrario, nella vita fisica passa la giornata, le forze le perdi, ma quando speri nel Signore va all'incontrario. Inverte il tempo, inverte la fisica, recuperi le forze, si alzano al volo come l'aquila. Perché? Perché l'aquila è l'unico uccello che non vola sbattendo le ali. Wow. Le tiene ferme, riposa e le correnti, lo spirito la portano in alto. Gloria. Tutta la Bibbia parla di questo. Corrono senza stancarsi, camminano senza affannarsi, è vero così? Guarda, nel mondo fisico prima cammini e poi inizi a correre, nel mondo spirituale prima corri e poi cammini. Perché? Perché più cresci in Gesù, più la tua vita rallenta dentro. Amen. Quando hai conosciuto il Signore volevi tutto insieme, più vai avanti e più la calma prende spazio nel tuo cuore. Amen. Che meraviglia. Allora, prima ha detto sedete, dicevo, nel mondo fisico prima cammini e poi ti siedi, è vero o no? Quando arrivi a casa dici: sono stanco, ho fatto una camminata, mi siedo. Nel regno di Dio è l'opposto, prima ti siedi e poi cammini. Capitolo 2, ci siamo seduti. Capitolo 5, siate dunque imitatori di Dio perché siate figli da Lui amati e camminate nell'amore. Ma prima devi sedere. Come faccio a camminare nell'amore? Siedi in Gesù. Parti dal suo sacrificio perfetto, smetti di sforzarti, comincia a godere la presenza di Dio e allora camminerai nell'amore. Che c'è una cosa qui che se io avessi tra le mani chi ha tradotto le Bibbie italiane. Sapete com'è tradotta la Nuova Riveduta? Qui: comportatevi in modo degno dell'amore. Ma questo mi fai un po' andare a vedere perché io me la ricordavo diversa. E sai il verbo cos'è? Peripatei. Peri vuol dire in giro, patei vuol dire camminare, vuol dire passeggiate nell'amore. Non è camminata, è passeggiate nell'amore. Vivi una vita di riposo e ama le persone. Perché? Perché Gesù ha già fatto il lavoro. Oh, bello. Pochi
versi più avanti, al verso 8 dice: perché in passato eravate tenebre, ma ora siate luce nel Signore. Traduzione italiana: comportatevi come figli della luce, che comportatevi sa di opere. E invece no, perché il verbo qui in greco è peripatein, che vuol dire camminate come figli della luce. Guarda questo: in Gesù prima ti devi sedere, devi riposare nel suo lavoro finito, che vuol dire grazie perché hai finito il lavoro per la mia salvezza, ma anche per darmi divini appuntamenti. Stop all'ansia, stop alla paura, riposo in te, e da questa posizione di riposo cammino. Ecco che camminerai senza stancarti e correrai senza affannarti. Ma non è meraviglioso? E se ancora non fossimo convinti, al verso 15 dice: guardate con diligenza, traduzione italiana, a come vi comportate. E mette l'attenzione sul comportamento. Traduzione dall'originale greco, il verbo è peripatei. Guardate con diligenza come camminate, non da stolti ma da saggi. Quando è che sei stolto? Quando sei fuori di te, quando sei nell'ansia, quando sei nella paura. Perché? Perché non sai Dio dov'è. Gesù ha finito il lavoro, rilassati, riposati, allora rientri in te. E allora inizi a vedere le cose davvero come sono. Amen? Vado a chiudere. E dopo facciamo la cena del Signore. Guarda cosa dice Isaia 55:1. Scuotiti di dosso la polvere. Alzati, mettiti seduta, Gerusalemme, sciogliti le catene. Ma come? Alzati, poi mettiti seduta, chi siamo? Non c'è prima, su, poi no. Alzati, cos'è? La nuova nascita. Noi eravamo morti nei peccati, quando abbiamo ricevuto Gesù Cristo, ci ha risuscitati con Lui, dice Efesini 2. Ci siamo alzati, amen? E la prima cosa che il Signore ti dice dopo che ti sei alzato è: mettiti seduto. Siediti subito in Gesù. Volete un esempio facile facile? Quando Gesù risorge, gli undici sono pronti ad andare a evangelizzare tutto il mondo. Gesù dice: non vi allontanate da Gerusalemme. Fermi. Ascolta qui. Quando viene lo Spirito, 10 giorni dopo, la Bibbia dice: riempì la casa dove erano seduti. Ah, quando sei seduto, puoi ricevere unzione. Alleluia. La prima cosa che il Signore dice al suo popolo dopo essere salvato, nato di nuovo, cioè alzato, risorto, è: siediti mio figlio. Gesù ha finito il lavoro, siediti in quel lavoro finito, e dalla consapevolezza che il lavoro per te è finito, ascolta, dal primo dei tuoi giorni all'ultimo giorno. Ecco perché Paolo dice: colui che ha cominciato per me un'opera buona la porterà a compimento. Perché? Perché Gesù ha finito il lavoro. Ma perché secondo voi Paolo ha fiducia che la chiesa di Filippi vedrà la fine del lavoro del Signore? Efesini 1:6: colui che ha cominciato per voi un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Perché lo poteva dire? Perché Paolo partiva da un lavoro finito. Gesù ha finito il lavoro non per oggi, ma per tutta la tua vita. E quindi ti puoi rilassare, perché il suo piano per grazia si avvererà nella tua vita. Ma più tu stai nella fede del lavoro finito di Gesù, più da lì avrai direzione su come muoverti da lì. Che meraviglia. Ah sì, Gesù meraviglioso. E con questo chiudo. Voglio farvi riflettere su una cosa. Avevo detto nel quiz. Fratelli a casa, siete pronti per il quiz? Siete pronti voi per il quiz? Esodo capitolo 12, verso 12-13. Siccome facciamo la cena del Signore e stiamo parlando del sacrificio di Gesù, la più grande ombra nel Vecchio Testamento del sacrificio di Gesù è l'agnello pasquale, cioè la Pasqua. È vero o no? La Pasqua ebraica, ovviamente, che è l'ultima piaga che viene sull'Egitto, la morte dei primogeniti. È vero o no? E il comando che il Signore dà è: quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, non ogni primogenito egiziano. Molti credono che Dio ce l'avesse con gli egiziani, no? Quando il giudizio viene, viene su tutti. Se c'è una pandemia, non è che il virus viene a quelli del mondo e ai cristiani no perché sono protetti. Questa è follia. È follia. Se una cosa viene su tutti.
Perché non è che il virus dice fammi vedere se sei nato di nuovo. Posso entrare? No, ma noi siamo protetti dal sangue di Gesù. Certo, siamo protetti dal sangue di Gesù, ma dobbiamo anche usare fede e soprattutto usare il cervello. Perché non è che la fede bypassa il cervello. C'è qualcuno? Ogni primogenito, ebrei ed egiziani, è vero? Ogni primogenito è ogni primogenito. La morte non fa distinzione. Tutti passeremo da là, è vero o no? Ma il sangue di Gesù ci libera dalla morte eterna, ci dà vita eterna. Amen. Infatti dice il Signore, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, ripetete queste parole in giallo, passerò oltre. La parola passerò oltre in ebraico è Pesach, che vuol dire Pasqua. Questa è la Pasqua. Cos'è la Pasqua? Il sangue di Gesù fa sì che quando la morte verrà a visitarti, vedrai il sangue di Gesù, passerà oltre e tu passerai da vita a vita eterna. Amen. Yes. Passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Arriva il quiz. Siete pronti al quiz? Siamo in Egitto. La notte in cui l'angelo della morte passa su tutte le case di ebrei e di egiziani e fa morire tutti i primogeniti. Secondo l'ordine del Signore, gli ebrei prendono un ramento di sopo che rappresenta la fede, lo intingono nel sangue dell'animale, dell'agnello sgozzato e lo mettono sull'architrave della porta e sui due stipiti. E sapete che lettera viene? È la grazia. Ma viene anche la croce, tre macchie di sangue. Perché? Perché il sangue porta grazia. Allora ci sono due vicini che sono ebrei e hanno due famiglie e hanno dei figli. Entrambi sgozzano l'agnello, entrambi prendono il sangue del catino e con un ramento di sopo lo mettono sull'architrave e sui due stipiti. Poi chiudono la porta perché a mezzanotte passerà la morte. Prima famiglia, la famiglia Rossi, come si dice in ebraico Rossi? Non lo so. La famiglia Rossi, ebrei di origine italiana, inizia così. Il figlio va dal padre, il figlio primogenito, e dice: babbo, ma stanotte io morirò, prega per me. E il babbo dice: non lo so, ma ci metteremo a pregare stanotte, inizieremo a digiunare, legheremo tutte le potenze della morte, nel nome di Gesù dichiareremo, spezzeremo, scacceremo. La mamma è lì che va intorno a fare tutti i versi che bisogna fare i cristiani, io leggo nel nome di Gesù, e tutta la notte pregano, non mangiano, digiunano, e il padre impone le mani ai figli e vanno avanti così per tutta la notte. Poi c'è la famiglia Bianchi non fanno niente di tutto questo, passano una serata di adorazione. Il padre piange il piano elettrico ebraico del tempo, poi inizia a fare un canto bellissimo, non cantano in lingua perché lo spirito non c'è ancora, però iniziano a cantare Baruch Hashem Adonai, iniziano a saltare, iniziano a ballare, iniziano a riposare nel Signore. Poi arriva la mattina e adesso arriva il test. Quale delle due famiglie è salvata? Chi riposa? I bianchi? I bianchi? Tutte e due. Tutte e due. Hanno due metri diversi. Però che nottataccia hanno passato i rossi per me. Perché tutte e due? Perché il sangue. Non c'è scritto io vedrò voi. Io vedrò il sangue. Il diavolo non vede i versi che noi facciamo, vede il sangue. La morte non vede tutte le nostre opere religiose che noi abbiamo, vede il sangue. Alleluia. Tutte e due sono salvati perché? Perché hanno messo il sangue tutte e due. Ma i rossi la mattina sono distrutti e i bianchi aprono la porta. Wow, abbiamo passato una nottata straordinaria ad adorare il Signore. Ecco la differenza tra chi vive nella grazia e nel riposo e chi no. Questo è un esempio pratico. Amen. Ma che cosa c'è di più bello di andare a fare una passeggiata e lodare il Signore, cantare in lingue, cantare canti e dire ti amo papà, che bella la tua presenza. Amen.
ma c'è una pandemia, che bella la tua presenza, ma c'è l'anticristo, ma che bella, Signore, la tua presenza, ma c'è Draghi, no, Signore, io ti amo, sei grande. No, noi dobbiamo fissare gli occhi sulle cose che il diavolo fa, perché dobbiamo combattere per la fede. Ehi, Gesù ha già combattuto, ha già vinto, ha finito. Cosa ci chiede di fare? Siedi di me e lasciati guidare da me. Io so dove portarti, so come darti appuntamenti divini. Alleluia. Fermo, finisco con questo davvero e preghiamo. Prometto che è l'ultimo versetto. Sapete come il Signore aveva detto di mettere il sangue sull'architrave e sugli stipiti? Al verso 7, un po' prima, aveva detto così: poi si prenda del sangue d'agnello, figura di chi? Gesù. E lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. E cosa fanno i cristiani? Allora io ora prendo e applico il sangue di Gesù. Il verbo si prenda, sapete in ebraico com'è? Nathan. E conoscete qualcuno che si chiama Nathan? No, ok, io sì. Nathan è il nome, ad esempio, del profeta che riprese Davide dopo il peccato. Il verbo Nathan, sapete cosa vuol dire oltre prendere? Vuol dire menzionare. Come si tiene il sangue di Gesù sulla nostra vita? Menzionalo, grazie per il tuo sangue. Lode al tuo sangue, meraviglioso il tuo sangue, c'è potenza nel tuo sangue, menzionalo. E il Signore guarderà il sangue, non te. E tu dentro potrai riposare e il Signore ti porterà fuori da ogni prova. Non è meraviglioso? Alziamoci e facciamo un applauso a Gesù. Gloria! E adesso che cosa se non celebrare il momento migliore? Cosa adesso? Non so se tu senti l'atmosfera qui che è impregnata della presenza di Dio, trasuda da tutti, ma anche dal frigorifero. Che meraviglia. E questo momento è un momento straordinario in cui possiamo fare memoria non di questo che fu una figura del vero sangue, ma del sacrificio di Gesù. E come lo possiamo fare? Seduti in Lui. Gesù ha finito il lavoro per te. Quindi non dire: ma io non sono degno di fare la cena del Signore. E Gesù ha finito il lavoro per te, ti garantisco, l'ho letto nella Bibbia, sì. E quindi sei stato messo a posto. Se non hai ancora ricevuto Gesù Cristo nella tua vita, non perdere tempo. Amen. Anzi, magari qualcuno che ci sta seguendo da casa forse ha sentito parlare di Gesù, magari ha frequentato qualche chiesa, ma non ha mai avuto un incontro diretto con Lui. E noi vogliamo pregare per qualcuno, per nuove nascite stasera. Amen. Alziamo le mani al Signore. E se per la prima volta o sei qui o stai ascoltando questo messaggio, è la prima volta che senti parlare di Gesù vivente, questa sera è la sera della tua salvezza. Puoi ricevere questo regalo gratuito che il Padre ti fa, che è la vita eterna, la figliolanza di Dio in Gesù, non per opere ma per fede, per grazia attraverso fede. Semplicemente ad alta voce, adesso lì dove sei, ripeti con me queste parole: Signore, grazie del sangue che hai versato per me. Grazie perché ancora secoli prima che io nascessi, tu hai preso il mio posto. Tu hai preso la mia condanna. Ti sei incaricato dei miei peccati. E hai offerto una volta e per sempre un perfetto sacrificio al Padre, che ripara qualunque cosa Adamo abbia fatto e ogni peccato che io possa aver commesso. Io metto stasera la mia fede nel tuo sacrificio e nel tuo sangue e ti ricevo come il Signore della mia vita. Credo che sei risorto dai morti e in questo momento io ricevo salvezza, il perdono totale dei miei peccati e sono nato di nuovo. Se hai fatto questa preghiera, ti dico benvenuto nella famiglia di Dio e benvenuto nella vita eterna. Amen. E adesso prendete il pane.
insieme a noi? Prendi questo pane, alzalo al Signore e di: Signore, grazie, perché questo pane è la comunione con il tuo corpo. Noi benediciamo questo pane e dichiariamo che per fede questo pane è la perfetta comunione con il corpo che tu hai offerto al Padre. E Signore, dopo aver presentato il pane, vogliamo presentare a te questo vino e dichiariamo per fede che questo vino è la comunione con quel sangue versato una volta e per sempre. Questo vino non si trasforma adesso nel sangue, questo vino è vino, ma diventa comunione con il sangue. Bevi vino, ma è come se tu bevessi il sangue, però è vino. Amen. Che 2000 anni fa ha lavato via tutti i nostri peccati, in cui abbiamo salvezza, e questo sangue, questa sera, lo vogliamo applicare menzionandolo sulla nostra vita. Dichiariamo, Signore, che il tuo sangue ci copre, che siamo sotto la protezione del tuo sangue, noi, le nostre famiglie, i nostri figli, e che tu non guardi tanto noi quanto guardi il sangue. Ripetilo con me: tu, Padre, guardi il sangue, non guardi le mie imperfezioni, tu guardi il sangue. Quando il diavolo viene nella mia vita, io menzionerò il sangue. Non mi farò condannare dai miei sbagli, non darò un diritto al diavolo dicendo: forse ho fatto degli errori. Tutti facciamo degli errori, ma Dio guarda il sangue, e Satana non può superare il sangue. Amen. E questa sera vogliamo dichiarare opere potenti in questa cena del Signore. Amen. E adesso mangia questo pane. Ma sappi che questo pane è semplice pane, ma ora è la comunione con il corpo di Gesù. È l'agnello di Dio per te. E bevi questo vino. Non è solo un gesto, stai bevendo del vino che in questo momento è comunione perfetta, coinonia assoluta con il sangue di Gesù. Non solo applicato sulla tua casa, questo entra dentro il tuo corpo, dentro la tua vita. Amen. Quando l'hai fatta, io vorrei che ti ricordassi della famiglia Bianchi. Amen. Che tu alzassi le mani e che tu sapessi che il Signore guarda il sangue di suo figlio. E che ci prendiamo qualche istante per lodarlo adesso, per benedirlo. Alza le mani lì dove sei e fai salire una lode al Signore. Signore, ti lodiamo, ti benediciamo, godiamo la tua presenza con gioia. Ci rallegriamo nella gioia della nostra salvezza, nella tua giustizia che è alta come le montagne più alte, che la tua grazia è più alta fino ai cieli, smisurata, la tua fedeltà fino alle nubi. Signore, noi ti lodiamo e sappiamo che tu ci fai fare divini appuntamenti. Dichiaralo come quel servitore: Signore, fammi fare divini appuntamenti. Forse per il mio lavoro ho bisogno di un divino appuntamento, forse per quella situazione lavorativa, giuridica, ho bisogno di un divino appuntamento. Ma questa sera ho fede, perché ho una buona opinione di te. Dichiaro, fai il diavolo bugiardo, di al Signore: non c'è ombra su di te, io ho una buona opinione di te. In casa tua anche i servi mangiano in abbondanza. Tu sfami le bestie come gli uomini. Hai a cura anche un semplice passerotto. Hai cura anche di un giglio dei campi. Quanto più di me, che sono costato il sangue di tuo figlio. Menziona il sangue e lodalo stasera.
perché ogni cosa andrà bene. Colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. Se il Signore ti ha dato qualcosa da fare, non lo fare nell'affanno. Se il Signore ti ha dato una chiamata, non portarla avanti nell'affanno. Se il Signore ti ha mandato delle persone, non entrare nell'affanno. Prima siedi, e quando siedi in Gesù e andrai, avrai una parola di conoscenza, avrai una parola di sapienza. Ma queste cose le si ricevono seduti in Gesù, nel lavoro finito. Non dire come farò, perché non devi fare tu, è Lui che farà. E non è affare tuo, il tuo affare è lodarlo, il tuo affare è godere la sua presenza, il tuo affare è gustare la sua bontà, la sua parola e la sua grazia. Perché quando ti siedi nel riposo è Lui che mette tutti i tuoi nemici a scavello dei tuoi piedi. Amen. Alziamo le mani in questo momento. Vogliamo dichiarare miracoli qui e miracoli oltre questa telecamera, in questa cena, in questo momento di Kara, in questo Kairos. Oh Yamabadara so che ne bevia con. Oh Shetiti di Tore Minsantia la Karabassi. Oh Shetatarabassi. Il Signore sta liberando una persona che ci sta seguendo da ipertensione arteriosa. Tu soffri di ipertensione arteriosa, ti è stata diagnosticata ed è una malattia pericolosa per la tua salute, per il tuo cuore. Alza le mani, sto parlando a te. Il Signore ti libera in questo momento, per il suo sangue, da questa ipertensione arteriosa, e tu farai testimonianza di questa guarigione. Sii libero, libera nel nome prezioso di Gesù. Oh, me ne sogni ad andare a calarsia. Oh, ti ha la corsia. Scenda la corsia di sé. Il Signore sta guarendo una persona nel setto nasale, nella parte alta del setto nasale, dove ci sono i turbinati, che sono degli ossicini che si trovano nella parte alta del naso. Tu hai problemi a respirare bene, soprattutto da un lato del tuo naso, perché c'è un problema nei turbinati. Il Signore ti sta guarendo questa sera, sta restaurando questa parte, e inizierai a respirare da stasera perfettamente, come non hai mai fatto nella tua vita. Amen. Hoia baba baba da conoscita da via. Shaki la barana sontia da oscilla bacarai. Ai a roba soria baba baba del toro corossi. Dei a tontia la cora baba sia. Shentia la baba baba se. Il Signore sta liberando una creatura piccola da un problema di nascita alla spina dorsale bifida. E il Signore sta parlando ai genitori di questo bambino che è nato con la spina dorsale bifida, e il Signore sta restaurando in maniera sovrana la sua spina dorsale stasera. Nel nome di Gesù ricevetelo. Un problema di ipocondria viene guarito. Una donna che soffre da tanti anni di paura, anche la notte di ammalarsi, la paura delle malattie che ti sono state messe sopra dalle parole di paura di tua madre. E io spezzo stasera nel nome di Gesù ogni parola di paura che da tua madre è venuta su di te, e ti dichiaro libera da questo spirito di ipocondria, e dichiaro che da questa sera sei liberata da questa catena di paura nel nome di Gesù. Hai missia la mamma mantei grosso. Holia baba baba. Grazie Spirito Santo, ma soprattutto io ti prego di guidarci nel riposo di Gesù, nel suo sacrificio finito. Di entrare in questo riposo che ci permette un'accelerazione divina nel nostro cammino, che ci permette di camminare leggeri, di vedere il tuo volto sorridere su di noi e di comprimere il tempo. Alleluia. E di riscattare il tempo. Questi giorni malvagi possono essere riscattati dalla tua grazia, Signore.
Io voglio dichiarare questo riscatto divino, recupero divino nella nostra vita. Amen. Nel nome prezioso di Gesù. E grazie per le altre guarigioni che hai fatto.